le potenzialità di questa terapia, nonché i risultati clinici, scusate, eccezionali che essa ha avuto. Ci faremo attraverso. Vi mostreremo i risultati di trial randomizzati in doppio cieco, quindi parliamo di trial ufficiali, che sia del professor Lamas e alcuni trial proprio della professoressa Maria Elena Ferrero dell'Università di Milano, qua presente. Buonasera, professoressa, grazie. Lo scopo di questo convegno è quello di portare delle competenze sul nostro territorio. Questa terapia, sebbene abbia potenziale eccezionale, è poco nota, ahimè, è ancora meno praticata, nonostante i trials diano ragione, diciamo, ai fautori di questa terapia. E siamo certi che se siete venuti qua con la curiosità di conoscere questa terapia andrete via più che soddisfatti. Lascio velocemente la parola alla professoressa Maria Elena Ferrero dell'Università Statale di Milano, insegnante ordinaria di patologia, fisiologia, fisiopatologia, che da molti anni pratica terapia che Antigone DTA ci mostrerà i risultati delle sue osservazioni, nonché dei suoi pazienti. Grazie, professoressa. Nel caso dell'intossicazione acuta, la terapia chelante è stata sempre adottata con semplicità. Si facevano almeno tre terapie ogni giorno con EDTA per rimuovere l'intossicazione da piombo o da alluminio. Ovviamente queste condizioni non esistono più, fortunatamente per i lavoratori, ma adesso è entrato in gioco il concetto di intossicazione di tipo cronico, cioè l'esposizione a sostanze tossiche per lungo periodo finché queste sostanze tossiche depositate negli organi del soggetto non determinano una situazione che poi degenera in qualche malattia, automaticamente da una patologia nel soggetto. Le patologie più importanti sono proprio le patologie cardiovascolari e le patologie neurodegenerative. Vi spiego perché e quali sono tendenzialmente le sostanze tossiche e anche i metalli pesanti. Perché i metalli pesanti o metalli tossici sono dei metalli che accumulandosi nell'organismo e spesso sono contenuti nelle cosiddette sostanze tossiche, determinano una alterazione a livello delle cellule, poi a livello dell'organo e poi naturalmente a livello sistemico. Molte, dicevo, di questi metalli pesanti sono contenuti nelle sostanze tossiche, diserbanti, antitrittogamici, sostanze con le quali noi veniamo a contatto giornalmente, derivati della combustione, tutti i particolati che girano nell'aria. In quest'ambito vi faccio immediatamente vedere quali sono i metalli tossici, non ve li sto a elencare uno per uno, sennò perderei troppo tempo. Però alluminio, antimonio, arsenico, eccetera, e tutti i sintomi che possono provocare quando arrivino a contatto con l'organismo. Sono sintomi pesanti, molto spesso colpiscono appunto il sistema nervoso centrale, alternativamente colpiscono altri organi. Faccio un esempio semplice: il piombo, di cui ho già parlato prima, va ad accumularsi elettivamente nel sistema nervoso centrale, ma molto spesso va ad accumularsi a livello anche delle ossa, a livello del sistema muscolare. E quindi alcuni casi, ad esempio di fibromialgia, sono dovuti anche all'intossicazione da piombo, oltre che all'intossicazione da parte di altri metalli tossici. Nell'immagine successiva vi faccio vedere come e dove questi metalli si vanno ad accumulare. Non le sto ad esplicare situazioni perché appunto non ho tantissimo tempo a disposizione, sono tutte raccolte però nella rete che ho scritto che è pubblicata, quindi la potete trovare tranquillamente.
Come vedete, ogni metallo tossico ha una elettività di distribuzione, nel senso che va a localizzarsi prevalentemente in un organo o nell'altro. Molto spesso tutti questi metalli vanno ad accumularsi in più organi, determinando dei danni notevolissimi. E quali sono le vie di arrivo di questi metalli tossici negli organi di ognuno di noi? Allora, le vie più importanti sono la via inalatoria, le pollutions ambientali sono responsabili di tutto questo, alternativamente la via orale, l'ingestione di cibi contaminati, ed è molto frequente al giorno d'oggi, anche di farmaci. Molti di questi farmaci, faccio un esempio, il Malox, contengono i metalli tossici, quindi l'alluminio. Quindi sono tutte queste sostanze responsabili di eventuali danni all'organismo. Inoltre la terza via è quella transdermica, cioè il contatto con la cute, il passaggio poi a livello del derma, soprattutto degli antitraspiranti, di alcune creme. Infatti adesso si fanno le creme senza nickel, non so se l'avete visto, gli antitraspiranti senza alluminio, perché tutti questi possono attraversare la zona della percutanea, passare nel derma, poi entrare in circolo e raggiungere anche determinati organi. Ma la cosa più importante è perché, dato che io sono una fisiopatologa, mi sono occupata del perché un metallo tossico può danneggiare la cellula. E qui il discorso non è semplicissimo, ve lo dico subito, però cercherò di descrivervelo nel modo più semplice. Il metallo tossico, TM, può entrare. Questa è una cellula del tumulo prossimale renale. Poiché molti di questi metalli vengono eliminati proprio a livello renale, soprattutto quelli assunti per via inalatoria, perché entrano in circolo, poi vengono eliminati a livello del rene, mentre quelli assunti per via orale prevalentemente attraverso le feci, quelli inalati raggiungono il rene, e qui è una cellula del tubulo prossimale renale, come fa a danneggiarlo? Allora, l'ingresso può avvenire attraverso la membrana vasolaterale, che ci sono dei trasportatori di cationi e di anioni, poiché i metalli tossici prevalentemente sono dei cationi e quasi tutti bivalenti, entrano nella cellula, oppure alternativamente possono entrare dalla membrana dall'orecchio a spazzolo, diciamo così per semplificare, attraverso un'invaginazione di membrana, formazione di vescicole che vengono trasportate sempre all'interno della cellula. Il metallo tossico potrebbe anche entrare per altre vie che non sono ancora state identificate. Il legame potrebbe essere a quello con le alluminine che sono contenute nel nostro organismo, e molti di questi legami avvengono anche per questa via. Il metallo tossico, una volta entrato nella cellula, determina una serie di danni. Innanzitutto il blocco dei trasportatori utili per la cellula, poi determinano un danno alle membrane dei mitocondri e del reticolo endoplasmico. Inoltre determinano un danno al citoplasma, ai peterossisomi, inibiscono la produzione di superossido dismutasi e di glutatione ridotto. Molto spesso i pazienti portatori di questi accumuli hanno uno scarso glutatione ridotto, il trattamento con glutatione ridotto migliora spesso queste patologie, ma soprattutto agiscono determinando, attraverso una iperossidazione, la generazione di radicali liberi dell'ossigeno. I radicali liberi dell'ossigeno all'interno della cellula sono dannosissimi, perché determinano un'alterazione della membrana mitocondriale, la liberazione di calcio ioni, la liberazione da parte dei mitocondri di citocromo C, che attraverso l'attivazione di enzimi che si chiamano precaspasi e poi della caspasi 3, agiscono a livello nucleare determinando, in presenza di ATP, l'apoptosi, cioè la morte lenta della cellula. In assenza di ATP, la necrosi cellulare. Quindi vedete che il metallo tossico, accumulandosi soprattutto in grande quantità, determina la morte della cellula. Qui vi faccio vedere un altro tipo di cellula, che è la cellula endoteliale, cioè la cellula che riveste i vasi. Questa è una cellula che può venire danneggiata da un metallo tossico, che è il radio. In seguito a un trattamento a termine breve e con basse dosi di cadmio, c'è un ingresso del cadmio stesso all'interno della cellula, con un'attivazione dell'enzima, di un attivatore cellulare, che è P38 MAP kinasi, che va ad agire a livello dell'actin
cellulina citoplasmatica che lega le cadelline. Le cadelline sono delle molecole di adesione tra una cellula endoteliale e l'altra. Quando avviene l'attivazione della macchinasi, si staccano i componenti della cadelina nelle varie sottotrazioni di 120, beta catenina, alfa catenina, e l'endotelio subisce una permeabilizzazione, nel senso che c'è un allontanamento delle cellule endoteliali tra di loro con una perdita di efficacia delle molecole di adesione. La permeabilità cellulare, lo sapete benissimo, è il primo modus della patogenesi dell'infiammazione. Quindi, siccome molte cause di infiammazione sono poi le cause di tutte le nostre malattie, ecco che è spiegato come questi metalli determinano un danno anche a carico dell'endotelio. E questo spiega anche perché il trattamento con i chelanti riesce a modulare questa attivazione endoteliale tale da essere utile nel trattamento delle patologie cardiovascolari. Vi faccio vedere ancora una cosa interessante, che è quella che riguarda le nanoparticelle, perché oggi non sono soltanto i metalli liberi, ma sono anche i metalli contenuti nelle nanoparticelle che servono per il trasporto di geni, di farmaci. Vi dico subito che le nanoparticelle sono effettivamente meno dannose rispetto al metallo tossico come tale, però anche esse possono determinare dei danni. In primis possono determinare, prima di entrare a contatto con la membrana cellulare, la produzione di radicali liberi. Possono penetrare direttamente attraverso la cellula, determinando delle soluzioni di continuo della cellula. Possono aderire alle molecole di calcio della cellula stessa o del trasportatore o dei recettori cellulari. Possono ancora determinare un ulteriore tipo di trasporto. Una volta entrate a livello della cellula stessa, determinano un'alterazione dei mitocondri, una dissociazione dei metalli, che poi a loro volta determinano la produzione di radicali liberi, un'alterazione dei lisosomi, del citoscheletro citoplasmatico e delle proteine, provocando un misfolding proteico. Inoltre, a livello nucleare, determinano alterazione del DNA e produzione di radicali liberi. Le nanoparticelle possono entrare nella cellula attraverso varie vie, o attraverso la via della macropinocitosi, in pratica c'è un'invaginazione cellulare e quindi vengono accolte le particelle, poi la vescicola diventa una vescicola nel citoplasma e poi passa a livello degli endosomi cellulari, o altrimenti attraverso strutture cosiddette, allora gli addetti ai lavori, quindi medici, farmacisti eccetera, le sanno queste cose, il rivestimento, il passaggio endocellulare, che è quello analogo a quello dei recettori, cioè il rivestimento di clatrina, ecco, e quindi ci può essere questo tipo di passaggio, altrimenti attraverso le cosiddette caveole, invaginazione endocellulare, oppure alcune caveole indipendenti dal rivestimento di clatrine, che sono delle strutture proteiche che rivestono questa struttura, si formano delle caveole, sempre strutture endosensomiali, gli endosomi più tardivi, che vanno poi a localizzarsi, a fondersi con i lisosomi e poi passare attraverso il reticondoplasmico e poi il complesso di Golgi. Queste stesse strutture possono poi uscire dalla cellula attraverso delle vescicole intracitoplasmatiche e poi uscire dall'altra parte. Ma noi abbiamo accennato, e voglio essere anche più precisa a questo riguardo, sul danno da radicali liberi. I radicali liberi vengono prodotti nel nostro organismo generalmente dalle cellule deputate alla difesa dell'organismo stesso, quindi soprattutto i neutrofili, i monociti, i macrofagi, che sono in grado di fagocitare gli agenti patogeni, quindi principalmente batteri, eventualmente virus, eccetera. La produzione di radicali liberi, quindi da parte di queste cellule, è assolutamente utile, perché i radicali liberi distruggono i batteri e li eliminano dall'organismo. Questo avviene attraverso, qui abbiamo l'esempio di un neutrofilo con il nucleo rilovato, avviene in seguito al passaggio dei batteri attraverso una fagocitosi, poi si forma il fagolisosoma, un'attivazione dei mitocondri con l'esplosione respiratoria, l'attivazione della NADPH ossidasi o NADH ossidasi e poi produzione di quello ione che si chiama radicale libero dell'ossigeno e che può essere però in AMB
nell'ambito cellulare stesso, trasformato dalla superossido di sintasi in acqua ossigenata. Purtroppo l'acqua ossigenata diventa, in presenza di ferroioni, il radicale libero ossidrile, che anche questo è molto dannoso per la cellula, perché è utile per distruggere i batteri, poi se permane per lungo tempo distrugge anche la cellula. Oppure si possono formare in presenza di cloroioni, di radicali liberi di altro genere. E questa reazione avviene prevalentemente in presenza di ferroioni, perché si forma in presenza di acqua ossigenata appunto questo ione puntato, insomma questo radicale idrossile, che è veramente molto pericoloso. E d'altra parte è possibile anche la reazione di Auerbach con la formazione del radicale superossido, con idrogeno si forma ancora acqua ossigenata e sempre l'idrossile. I passaggi dal punto di vista enzimatico sono l'attivazione del ciclo degli esoso monofosfati, in presenza di NADH si forma NADH e poi NADH con ossigeno, l'enzima e la NADH ossidasi o la NADH ossidasi, si forma appunto questo radicale libero 2-. C'è una dismutazione spontanea che può portare anche alla formazione di acqua ossigenata e di ossigeno singoletto. Alternativamente si forma ancora, in presenza di acqua ossigenata e di radicale libero dell'ossigeno, puntato, quindi idrossile e radicale libero più ossidrile e ossigeno singoletto. In presenza di clorio si forma ancora l'OCl-. E poi si forma ancora l'ossigeno singoletto e il cloruro libero. Per fortuna abbiamo dei mezzi protettivi che sono rappresentati dalla superossido di smutasa, che permette poi la formazione di acqua ossigenata, la quale viene. Scusate. E poi l'acqua ossigenata viene liberata dalla catalasi in acqua ed ossigeno. Il problema di la complicazione a tutto questo deriva dal fatto che se i mitocondri non funzionano, possono essi stessi produrre una serie di radicali liberi. Infatti oggi si parla tantissimo di malattie mitocondriali, di alterazione funzionale dei mitocondri, e devo dire che purtroppo è tutto vero, nel senso che se il mitocondrio attraverso la catena di trasporto degli elettroni è in grado esso stesso di liberare l'anione superossido, di formare acqua ossigenata, e poi all'esterno della cellula l'eccesso di ossigeno può determinare esso stesso, all'esterno del mitocondrio, determinare anione superossido, che può essere naturalmente trasformato di nuovo in acqua ossigenata, sodio, eccetera. La trasformazione dell'acqua ossigenata da parte della catalasi avviene in questi corpuscoli endocellulari che vengono chiamati perossisomi. Vi faccio vedere quali sono le condizioni che determinano la non funzionalità mitocondriale. Sono i cosiddetti veleni mitocondriali. Ad esempio, il rotenone, che viene utilizzato anche sperimentalmente, può bloccare il complesso primo, in presenza di NADH, del mitocondrio e generare l'ossigeno, l'O2-, cioè l'anione superossido. Sì. Cioè, in termini di patologia o di sintomi, sì. Come il pubblico è visto? Sì. Cosa, per farci capire anche dai non addetti ai lavori, diciamo? Allora, c'è un esempio di sintomatologia? Allora, paziente si sente, può sentirsi debole. Le manifestazioni sintomatologiche sono variabili, devo dire, da soggetto a soggetto. Se lei fa qualche esame ematochimico, vede qualcosa di alterato. Un esame interessantissimo da fare in questi casi, nel sospetto, è per esempio l'esame dei radicali liberi dell'ossigeno, perché questi sono sicuramente aumentati, quello che adesso viene definito con termini anche improprio in alcuni casi, il cosiddetto stress ossidativo, e che noi chiamiamo invecchiamento. Glielo faccio vedere nell'immagine successiva, perché se il mitocondrio non funziona, certamente la cellula e tutto l'organismo vanno incontro all'invecchiamento, a malattie e di invecchiamento. Un altro sistema è quello di danneggiamento del complesso sempre primo dei mitocondri, con aumento del flusso degli elettroni, produzione del radicale libero dell'ossigeno e in assenza di coenzima Q10. Vedete che c'è un segno per cui gli antiossidanti possono far bene, possono migliorare
la situazione di un mitocondrio alterato. La terza condizione è quella dell'utilizzo dell'antimicina che va a danneggiare il complesso 3/3 dei mitocondri generando sempre questo radicale libero dell'ossigeno. Qui vedete la membrana esterna del mitocondrio, la membrana interna, cosa succede a livello di catena respiratoria? Che c'è la produzione di acqua ossigenata e di idrossile, radicale libero. I mitocondri purtroppo sono una cucina di lavoro nel nostro organismo perché sono deputati alla catena del trasporto elettronico, alla sintesi del neme, a una serie di vie metaboliche importantissime, per cui l'alterazione mitocondriale porta un'alterazione di tutta la cellula, ridotta produzione di energia, ridotta produzione di ATP. Si forma, non è tanto l'acqua ossigenata in questo caso quella che danneggia il mitocondrio, perché può fuoriuscire ed andare a finire nel citoplasma, ma la presenza di ferro ioni e di rame, e questo è un risvolto, anche qui c'è un risvolto clinico, quando c'è una infiammazione, una neuroinfiammazione, anche se il soggetto è anemico, non gli date il ferro, perché il ferro è pro-infiammatorio, danneggia ulteriormente i mitocondri che sono già danneggiati. Quindi bisogna stare molto attenti a queste situazioni. E si genera soprattutto il radicale idrossile, che è ancora più dannoso per questa cellula. Alternativamente la presenza di NO, in presenza di questo radicale libero dell'ossigeno, può dare luogo ad un altro radicale che è perossidrito, che è dannosissimo. Come diceva giustamente la signora Adele, è proprio vero, se un'alterazione della catena respiratoria, un danno respiratorio, porta alla produzione di radicali liberi dell'ossigeno, che vanno a danneggiare il DNA mitocondriale, non quello del nucleo, quello mitocondriale, che è importantissimo. Allora, quello è ereditato solo per parte materna, il mitocondrio. E la differenza è che molti delle proteine sono prodotte attraverso il DNA mitocondriale. Anche se molte persone non lo sanno, quindi è un bel danno. Allora, si formano delle alterazioni, proteine alterate che vanno ad influenzare negativamente la catena respiratoria, i radicali liberi dell'ossigeno determinano una perossidazione della membrana interna del mitocondrio, la liberazione del citocromo C, come abbiamo visto prima, che passa attraverso soluzioni della catena della membrana esterna del mitocondrio. Citocromo C produce apoptosi e necrosi, come vi ho fatto vedere prima. Questo comporta invecchiamento e patologie e malattia. La disfunzione mitocondriale non può portare ad altro. E c'è un po' di segnale anche ossido riduttivo che se... Sì, anticamera. Se c'è un segnale ossido riduttivo minimale, può essere anche stimolante di alcune funzioni poi della cellula. Ma se è grosso, abbiamo perso la funzionalità della cellula stessa. Sì, certo. Perché tutti quanti respiriamo, beviamo, mangiamo, quindi tutti quanti abbiamo problemi. Certo, ma il problema qual è? Già la domanda che mi vuol fare, che non tutti ammaliamo delle stesse patologie. No, non vuol dire quello. Io mi sono informata perché è una cosa che mi attrae molto, io non sono medico. Ma la terapia chelante si può fare su, se io volessi fare la terapia chelante per disintossicarmi. Certo. Posso farlo in qualunque momento? Allora, io preventivamente, prima di fare una terapia chelante, si fa il cosiddetto test di chelazione, ve le spiego tutte queste cose, adesso abbia un attimo di pazienza, perché non posso dire tutto insieme, però ci tengo a dare i meccanismi di base, se no non si capisce perché si deve fare la terapia chelante. Allora, e perché ci si ammala? Esattamente. Il problema è che ci sono di queste le sostanze cosiddette neurotossiche. Allora, l'alluminio è già stato definito una neurotossina. C'è un ricercatore che nel Regno Unito si occupa da anni di alluminio e l'ha definito una neurotossina. E come l'alluminio, tutti gli altri metalli tossici sono candidati a questa definizione, perché vanno a danneggiare proprio il sistema nervoso centrale. In che modo può avvenire questo danneggiamento? Allora, se c'è una bassa concentrazione di tossine, e guardate che nell'ambito di tossine noi non intendiamo soltanto i metalli tossici, definiamo che questo detto che sono i particolati respirati, i particolati da esaurimento del diesel ad esempio, oppure patogenesi dell'Alzheimer, oppure alcune componenti virali, AIDS, GP120, il rotenone, che è un veleno del mitocondrio.
il paraquater, che è usato come diserbante, la sinucleina, che si viene ad accumulare soprattutto nei pazienti portatori di Parkinson, di questi tipi di patologie, che fa parte poi dei corpi di Lewy in alcune altre patologie neurodegenerative. Allora, se in bassa quantità queste molecole vanno ad attivare la microglia. La microglia può essere attivata direttamente anche da LPS, lo sapete cosa sono? I lipopolisaccaridi batterici, cioè i prodotti dei batteri. Quindi cosa voglio dire con tutto questo? Che anche le infezioni virali, batteriche, hanno una loro ragione per determinare dei danni a livello del sistema nervoso centrale. L'attivazione della microglia. La microglia è un po' come, posso definirla, una cellula, le cellule della microglia sono cellule che hanno un po' la funzione dei nostri macrofagi periferici, monociti eccetera, infatti producono una serie di citochine pro-infiammatorie, interleuchina 1, TNF-alfa e a radicali liberi dell'ossigeno, fanno la funzione dei nostri, del complesso monocito macrofagico. Se queste tossine sono in alta quantità, che cosa fanno? Vanno direttamente a danneggiare il neurone. Quindi sono neurotossiche dirette. Se sono in bassa quantità attivano la microglia attraverso le citochine proinfiammatorie va a danneggiare il neurone. Questo è un neurone dopaminergico, cioè che produce dopamina, quindi è la patogenesi del Parkinson. E queste sono tutte altre molecole, lo stesso, che derivano da tutti gli esaurimenti delle varie eccetera, che danno questa alterazione. La microglia che fagocita queste particelle attiva che cosa? Attiva la NADPH ossidasi, che è l'enzima di membrana delle cellule della microglia che porta alla produzione di radicali liberi che portano alla morte del neurone. Non sto a ripetere quello che di tante volte, queste sono una serie di figure molto interessanti, che però non ho la possibilità di descrivere in dettaglio. Comunque diciamo che l'attivazione della linea e l'attivazione del neurone si intersecano a vicenda, perché ci sono produzioni di una serie di mediatori che poi portano al danno di entrambi. E qui il danno, vedete, avviene soprattutto attraverso la produzione di radicali liberi o di molecole proinfiammatorie. Il problema è che anche nell'ambito della cellula stessa i radicali liberi per attivazione mitocondriale si possono formare nella cellula, attivazione nucleare di alcune citochine proinfiammatorie che loro a loro volta sono neurotossiche. Nell'ultima immagine di questo tipo che vi faccio vedere c'è anche la dimostrazione del fatto che le citochine proinfiammatorie, una volta che raggiungono il circolo sistemico, possono raggiungere la periferia e danneggiare anche la periferia. Viceversa, le citochine prodotte a livello sistemico possono raggiungere il sistema nervoso centrale, lo sappiamo benissimo, interleuchina 1, patogenesi della febbre e così via, e quindi a determinare con dei danni o delle alterazioni funzionali a carico dei neuroni. Qui avete una sorta di riassunto di quella che può essere l'esposizione ad alluminio per la produzione della morte del neurone, quindi generazione di ROS, fosforilazione delle proteine tau, formazione di neurofibrillazione, accumulo intracellulare, il complesso, generazione del complesso dell'amiloide beta 42 che tutti conoscono, la formazione della placca amiloidosa, elevato livelli di calcio, il neurone va in culto a morte. Allora, a questo punto entriamo in media stress, cioè come si può fare per eliminare metalli tossici o per eliminare le sostanze tossiche che contengono questi metalli tossici dall'organismo? Non ci sono altri sistemi che quelli della chelazione, perché allora se un soggetto ha dei buoni sistemi di detossificanti endogeni, ha una buona superossido di glutasi, premesso che il metallo tossico gli abbia fatto produrre una quantità enorme di radicali liberi, ha degli enzimi detossificanti importanti. Teniamo conto che anche il metallo tossico può andare a sostituirsi per esempio la superossido di glutasi e in genere Mn, manganese superossido di glutasi, 2+, il piombo si va a sostituire al manganese. Ecco che la superossido di glutasi non funziona più. D'altra parte la SLA è dovuta ad una formazione antirata della superossido di glutasi. Quindi, cosa
dati degli organi, soprattutto del sistema nervoso centrale. Non li toglie più nessuno, solo un miracolo li può togliere. Perché, tra l'altro, vanno reclutati prevalentemente attraverso la via ematica. Perché quelli che noi assumiamo per via orale, un pochino vengono eliminati attraverso le feci, solo una piccola quantità poi entra nel circolo enteroepatico, raggiunge di nuovo il circolo sistemico e raggiunge di nuovo i reni e viene eliminato così. Però se il soggetto non riesce ad eliminare, anche perché magari ha accumulato troppo, perché la malattia insorge quando c'è il punto di non ritorno. Sì. Questa capacità di eliminare è geneticamente determinata. È determinata geneticamente. Infatti se voi non date bravissimo. Non si libera, e questo è vero perché ci sono delle patologie neurodegenerative nell'ambito della stessa famiglia, fratelli, madre, figli, l'Alzheimer, predittivo, eventuali insorgenze anche nella discendenza, dica pure. Mi sa, si parlava anche di neurotossicità, quindi ha uno di questi casi all'interno del cervello, ma che l'altro passa a è quello che mi costa da nostra poco. Allora, sono aperte tutte le domande, mi avrete scritto tutto. Per sfatare le leggende purtroppo scritte su internet, la gente che non sa cos'è la barriera ematoencefalica e non sa spiegarsi perché passa. Allora, qui vi faccio vedere tutti i tipi di pelanca, anche qui non mi posso soffermare molto, però il BALT è stato il primo, l'intrampelino e come si somministrano via intramuscolare, poi ho messo anche i chelanti del ferro, perché questi sono chelanti, perché il ferro facilitando la produzione di radicali liberi, è stato proposto anche da alcuni come importante, diciamo, ione da eliminare per evitare la produzione di radicali liberi. Quindi è stato proposto con inibitore della tossicità a livello del sistema nervoso centrale. Comunque, per il crone, per ossamina, per sono tutte molecole che vengono usate nei calassemici, nelle persone che hanno eccesso di ferro. E quindi le ho elencate. A noi interessano di più queste ultime, di MPS, di MSA e di DTA. E poi la penicillamina. La penicillamina devo dire che è usata soprattutto per il trattamento del morbo di Wilson, quindi l'eccesso di rame. Riesce a togliere anche un po' di mercurio, però non è la molecola elettiva per togliere. Allora, di tutte queste molecole, tutte queste tre possono essere usate, tenendo conto che ci sono alcune controindicazioni per effetti collaterali, mentre il DTA, se viene usato in intervento venoso, 2 grammi per settimana, eliminazione a livello urinario, non ha effetti collaterali. Se uno comincia a usarle troppo, a usarle 3-2 volte alla settimana, eccetera, potrebbe avere il paziente una difficoltà di eliminazione a livello renale. Come tutti i farmaci, dica come. Volevo chiedere, dato che in Campania abbiamo fatto delle analisi su volontari, sì, circa un centinaio, sono risultate positive con valori piuttosto elevati di metalli pesanti nei malati in tumore. La cosa ha un riscontro anche in letteratura. Ma mi scusi, l'avete fatto attraverso il chelante o soltanto le urine prese senza chelazione? Sono stati fatti i metalli pesanti sul sangue. Di sangue. Alcuni vicini, non abbiamo potuto fare la, diciamo, allora, in questo caso devo dire che l'intossicazione era recente, perché altrimenti il metallo tossico non rimane nel sangue per molto tempo, perché va a depositarsi necessariamente negli organi, non rimane nel sangue per tanto. Allora, il fatto che ci sia un'intossicazione, le voleva chiedere se può valere per la cura di tumore. Volevo sapere se un malato di tumore con questo tipo, diciamo, di quadro, la chelazione potrebbe essere in una parte utilità. Allora, la chelazione può essere utile se il paziente è intossicato, indipendentemente dalla patologia che ha. Certo, il riscontro di, diciamo, ripristino della patologia è efficace e visualizzabile, non lo so nei tumori perché non ho esperienza. Nelle malattie neurodegenerative e nei cardiovascolari. Ma serviremo lui su queste domande qua. Allora, come si fa il test di chelazione? Cosa importantissima. Si deve fare un'anamnesi accurata e una visita del paziente, perché dalla anamnesi si capiscono un'infinità.
complessità di situazioni, il lavoro svolto dal paziente, tutto quello che ha fatto, eccetera, eccetera. Si fa poi una somministrazione intravenosa del chelante per 2 ore molto lente, si raccolgono le urine per 12 ore e si invia il campione per l'esame dei 21 metalli tossici che sono quelli che vi ho fatto vedere all'inizio, compreso il gadolinio, che è il metallo che viene infuso come mezzo di contrasto per le risonanze magnetiche, che purtroppo è tossico anche per il sistema nervoso centrale, ormai la letteratura scientifica è piena di questi dati, non dico la novità. Allora, la raccolta per 12 ore potrebbe essere fatta per 2 ore, 6 ore, 12 o 24, abbiamo visto nell'esperienza clinica che è il miglior tempo quello delle 12 ore, perché dà la possibilità al paziente di eliminare una certa quantità di urine, dalla media della raccolta di 12 ore si raccolgono i dati migliori. Entro come dice 2 grammi, come ho detto nell'immagine precedente, 2 grammi in una soluzione fisiologica di 450 ml circa. Perché l'EDTA non è dannoso per i reni? Ho fatto una sperimentazione personale sugli animali d'esperimento inducendo una nirattini, una ischemia di perfusione renale. L'ischemia di perfusione renale è un danno, lo è per l'organismo, per l'uomo, anche per l'animale d'esperimento, nel senso che al termine della riperfusione post-ischemica si ha una generazione di radicali liberi infinita, come ben sapete, 60 minuti di ischemia, 60 minuti di riperfusione post-ischemica, dà un notevole danno ai reni. E ho testato le differenze tra i valori di ischemia e perfusione e i valori corriscontrati a livello di funzionalità renale in animali non trattati con EDTA o trattati con EDTA. Il trattamento con EDTA avveniva per via peritoneale. Nell'animale la via peritoneale è perfettamente assimilabile a quella endovenosa, si potrebbe prendere la piccolissima vena femorale, qualche volta l'ho fatto, però è più facile iniettare per il peritoneo, immediatamente va in circolo. Se noi andiamo a valutare il livello di creatinina serica negli animali, il controllo scemo operato vuol dire che si fa un'operazione finta, però lo stress operatorio l'ho preso in considerazione, i controlli più EDTA, in seguito all'ischemia vedete che la creatinina aumenta notevolmente, i trattati con EDTA non avevano un aumento significativo rispetto ai controlli della creatinina, quindi i reni funzionavano molto bene rispetto a quelli non trattati con EDTA, quindi si sfata completamente l'idea che l'EDTA faccia male a livello renale. In seguito all'ischemia di perfusione c'è un perfetto controllo dei livelli di creatinina e così i livelli di urea, identici e precisi, cioè sempre c'è una riduzione di questi livelli, di protezione dall'aumento di questi livelli negli animali trattati con EDTA. Addirittura siamo andati a vedere a livello istologico le differenze senza EDTA, con EDTA, in seguito all'ischemia e l'ischemia di perfusione. Come vedete, i livelli dei glomeruli, cioè quello che si può vedere a livello glomerulare, a livello di tubi, a livello di tutte le zone renali, è perfettamente conservato, mentre qui ci sono addirittura dei cluster di proteine in seguito a ischemia di perfusione, diffusione, suffusione emorragica, e quindi l'EDTA protegge anche a livello istologico, conferma quanto verificato prima, i reni degli animali trattati. Qui ci sono alcune indicazioni più precise sulla necrosi tubulare, dilatazione tubulare che si protrae, non sto a soffermarmi oltre. Un altro piccolo passo, l'ischemia renale induce sicuramente un aumento della pressione sistemica. Si fa un clamp, infatti, che comprende sia l'arteria che la vena renale, poi si rilascia il clamp e questa è la perfusione post-ischemica. In seguito a questa induzione dell'ischemia c'è sicuramente un aumento della pressione. Abbiamo misurato sugli animali, maggiore dopo ischemia, un pochino meno elevata rispetto al controllo, al pre-clamping, in seguito a ischemia di perfusione. Però il trattamento
avendo con l'EDTA addirittura dato un valore quasi di ipotensione, se possiamo dire così. Quindi dà una leggerissima ipotensione, 4-5 mm di mercurio, non è una cosa così enorme, però è importante che ci sia, quindi non dà aumento di pressione. Protegge anche dall'aumento della pressione. I livelli di NO in presenza di EDTA sono aumentati moltissimo, vuol dire che l'endotelio funziona benissimo, produce NO. In presenza di ischemia, in presenza di ischemia ne produce ancora un bel po' rispetto al controllo. Dopo l'ischemia di trasfusione c'è un attimo di latenza, non ce la fa a riprodurre l'endotelio tanto al neo, però diciamo che durante l'ischemia riesce ancora a produrre. E siamo andati anche a valutare le molecole di adesione dei linfociti circolanti. Sapete benissimo che quando i linfociti aderiscono molto all'endotelio o i monociti, possono passare nella zona sottoendoteliale, questo è il preludio alla formazione della placca ateromatosa, cioè l'aterosclerosi. Quindi la valutazione dei livelli di una molecola di adesione dei linfociti, che è il MAC1, ci ha permesso di vedere che in realtà questa non aumenta se l'animale viene trattato con EDTA. Tant'è vero che vedete c'è in assenza di EDTA un aumento e c'è la protezione al termine dell'ischemia nei confronti dell'aumento di questa molecola di adesione. Qui era aumentata molto e qui era aumentata. Nell'ischemia della ripertusione è un po' più difficile tutto questo lavoro. E ancora siamo andati a esaminare in immunofluorescenza i livelli di NO sintasi e NOS, quello prodotto dall'endotelio, quindi la sintesi di NO. Sono quei puntini azzurri che vedete. E allora sono presenti, ancora vedete qua, negli animali solo trattati con EDTA a livello renale, soprattutto a livello glutellare, mentre qui non ci sono. Li vedete i puntini azzurri? Sì, allora, adesso ve la faccio, volevo dare un'ultima dimostrazione che riassumo l'esperienza clinica. Questa della, cioè è un inibitore dell'EDTA dell'attivazione del TNF, alfa, abbiamo visto anche questo, e poi vi faccio vedere la famosa barriera ematoencefalica di cui parlava, a parte che ci sono delle zone in cui la barriera ematoencefalica è lassa già per natura, quindi non è che... Però diciamo che quando la barriera ematoencefalica è intatta nei soggetti non c'è soluzione di continuo tra le cellule endoteliali, delle venule immerse nel parenchima cerebrale. Quando l'individuo è ammalato c'è una soluzione di continuo, quindi non passa soltanto le molecole, passano le cellule. Quindi lei mi chiede se i pazienti portatori di neuroinfiammazione non hanno la barriera ematoencefalica rotta e non ci passa l'EDTA. Ci passano le cellule. Le cellule che fuoriescono, linfociti e monociti, non mi sto a dire le chemochine che li fanno uscire, che sono quelle citochine particolarmente adatte ad attrarre nel parenchima cerebrale, tutto questo. Le zone dove è possibile il passaggio sono plesso tiroideo, e qui il passaggio è un po' più complicato perché oltre all'endotelio c'è l'endotelio del plesso, i ventricoli laterali e addirittura il bulbo olfattorio. Poi ci sono gli organi circumventricolari che, se sta benissimo, sono deputati proprio al passaggio di una barriera ematoencefalica che lì non c'è negli organi circumventricolari. Però diciamo che quando è intatta non dovrebbe, ma non lo sappiamo con esattezza perché sono possibili tutti quegli altri passaggi che l'ho fatto vedere. Quindi anche lì è possibile. E attraverso gli organi circumventricolari, dove la barriera ematoencefalica proprio non esiste. Allora, qui abbiamo una venula postcapillare fuoriuscita, come vedete, del monocito che produce l'interleuchina 1 e però questa cellula e l'interleuchina 1 possono passare attraverso l'endotelio. Ormai la diapedesi che si spiegava una volta in patologia è superata perché queste cellule passano l'endotelio, la cellula, la transcitosi. Quindi con molecole carie, immaginiamoci, l'interleuchina 1 raggiunge e permette la produzione di cosanoidi e l'attivazione della stromeria. Allora, qui c'è una dimostrazione del blocco dei linfociti a livello del sistema nervoso centrale
perché non si fa passare la carriera principale, che così si dice, per il trattamento di alcune patologie quali la sclerosi multipla. Tutte queste citochine che cosa fanno? Bloccano il passaggio dei linfociti a livello del sistema nervoso centrale. Purtroppo però i neuroni sono già morti. C'è proprio un passaggio di cellule che non fanno più niente, perché non c'è mai la neuroinfiammazione. Ormai il neurone è morto. Qui avete l'esempio della mielina prodotta dagli oligodendrociti, che è già distrutta, perché è distrutto l'oligodendrocite, e può attivare anche attraverso la produzione di piccole frazioni la fagocitosi dei macrofagi, poi l'attivazione di tutte le cellule, eccetera. La dimostrazione che la EDTA comunque passa attraverso la barriera encefalica l'abbiamo fatta marcando l'EDTA su un animale da esperimento, e come vedete qui la marcatura ha permesso di vedere la localizzazione anche del sistema nervoso centrale. Questo era un animale non trattato con DNA, ma come dico, non con barriera encefalica rotta, semplicemente un animale normale, sano, sano normale, dicono gli spagnoli quando fanno gli studi degli animali, dicono che prendo una rata sana e normale, bellissimo. Comunque l'EDTA ha marcato con tecnizio 99 va a localizzarsi prevalentemente nei brain, perché è la via di eliminazione. Noi abbiamo fatto un esperimento in continuo, quindi valutando sulla gamma camera, però poi abbiamo reclutato gli organi per vedere quanta radioattività c'era. E quindi anche qui nel sistema nervoso centrale, come vedete, in maniera significativa rispetto a tutti gli altri organi. E ancora a livello di cellule endoteliali abbiamo dimostrato che in presenza di EDTA si formano meno questi fiber stress che sono tipiche dell'attivazione di NSDA. Adesso vi do i risultati clinici che sono i più interessanti. Abbiamo già pubblicato questi lavori sull'alluminio e adesso devo inviare un lavoro che comprende tutti i metalli tossici. Però sull'alluminio abbiamo preso una campionatura di soggetti di 111, adesso sugli altri ne ho 1156, quindi direi che è incontrovertibile come dato. E alcuni sani, alcuni portatori di malattie neurodegenerative, quindi sclerosi multipla, SLA, Parkinson e Alzheimer, Alzheimer, oppure malattie non neurodegenerative, soprattutto la fibromialgia. I livelli di alluminio dopo 10 chelazioni sono risultati ridotti sia nei pazienti portatori di sclerosi multipla che erano i più abbondanti come campionatura, che in tutti i pazienti portatori di malattie neurodegenerative in maniera altamente significativa. Abbiamo poi svolto ulteriori chelazioni, 22 fino a 34 chelazioni, e come vedete qui c'è il numero di pazienti rimasti ancora portatori di metalli tossici, erano molto pochi rispetto alla partenza, e qui avete i valori di tutto, i valori dell'alluminio, come si sono ridotti rispetto sempre alla partenza, rispetto al catodo. Anche soggettivamente e clinicamente questi soggetti miglioravano moltissimo, perché i disintossicati avevano la possibilità di riprendersi le loro funzioni. Un'ulteriore indagine l'abbiamo fatta proprio a livello dello stress ossidativo, cioè abbiamo valutato alcuni parametri dopo 22 e dopo 34 chelazioni e con un trattamento giornaliero con il selfudo, che è una molecola antiossidante, e siamo andati a valutare i livelli di vitamina B12, i livelli di acido folico, i livelli di omocisteina nei pazienti controlli, nei pazienti portatori di malattie neurodegenerative. Sempre la B12 aumentava, i livelli di acido folico aumentavano, diminuiva la omocisteina. Inoltre abbiamo valutato la riduzione dei ROS e l'aumento della capacità antiossidante totale, sia nei soggetti controlli che nei soggetti portatori di patologie neurodegenerative. Quindi, oltre al riscontro clinico, al riscontro della diminuzione dell'alluminio fatta sempre con il test di chelazione, quindi con la raccolta dell'urina, abbiamo anche valutato questi parametri importantissimi. Inoltre abbiamo visto anche i livelli di colesterolo che diminuivano tantissimo, i livelli di LDL ossidase, che è un indicatore proprio dello stress ossidativo, che diminuivano tantissimo, sia nei pazienti controlli che nei pazienti portatori di malattie neurodegenerative. Ed inoltre alla fine abbiamo valutato
aumentavano in maniera molto, molto significativa, e questo è un dato molto importante da tenere a mente. Adesso vi do una premessa sul lavoro sui 1147 pazienti. Malattie neurodegenerative, sempre controlli, e malattie non neurodegenerative. La campionatura più importante è quella delle malattie neurodegenerative. E qui abbiamo tutti i risultati relativi ad ogni singolo metallo tossico. Una riduzione importantissima dei livelli, non le sto a descrivere, non per uno, però un'analisi successiva, cioè, qui abbiamo il valore indicatore, la media, quanti erano i metalli più significativamente presenti a seconda della patologia. In genere ce n'è più uno in questi pazienti, non è un metallo solo che ha determinato la patologia. Ce ne sono alcuni, Allora sì, sicuramente il piombo, il cadmio, il mercurio e il nichel in alcuni casi. E poi c'è anche il tallo. Il tallo sta aumentando tantissimo perché è nel terreno che si va a utilizzare prevalentemente. Molto tossico e fa venire delle importanti dermatiti. Poi, questa immagine vi fa vedere negli animali, questa volta sono pazienti, dei controlli e portatori di patologie neurodegenerative, i livelli dei vari metalli tossici, vedete che sono quasi quindi sempre rosso è la malattia neurodegenerativa e l'azzurro sono i controlli. Sempre il metallo tossico è più alto dei pazienti portatori di patologie neurodegenerative. C'è una sola eccezione, è questa, l'arsenico. L'arsenico perché? Vedete che è prevalentemente identico. Sì, perché? Perché l'arsenico è contenuto nell'acqua molto spesso, eccetera, quindi è qualcosa col quale sono a contatto molti pazienti che poi fortunatamente non manifestano una patologia neurodegenerativa. E qui abbiamo l'esempio, uno degli esempi che poi ho fatto uscire in queste valutazioni, è che è quello del gadolinio. Il gadolinio purtroppo rimane, se non viene tolto con la chelazione, non veramente è un dramma quello di toglierlo, perché rimane nell'organismo indefinitamente da molti problemi, però agevolmente viene ridotto in maniera molto significativa con le operazioni. Dopo 3 mesi è possibile, è molto lungo il tempo, perché è un metallo che si accumula tantissimo. Allora, io volevo descrivere, non so sul tempo, perché devo dare tempo alla discussione, anche il significato dello stile di vita. In questi pazienti portatori di malattie neurodegenerative noi facciamo le operazioni, le pregresse infezioni sono a causa di queste patologie neurodegenerative.
guardando bene le esatto, esatto, che sono magari ancora presenti pur non dando i segni clinici tipici della patologia. Vi faccio un esempio: il virus di Epstein-Barr coinvolto enormemente, l'herpes virus, ce ne sono tantissimi che sono significativamente coinvolti nella patogenesi della malattia neurodegenerativa. D'altra parte il neurone muore anche per un attacco virale. È vero? Diciamo, professore, quindi ci sono molte cose da studiare in questi pazienti: le pregresse infezioni, lo stile di vita e tutti i metalli tossici. Dica. Io vengo da una zona dove abbiamo 7 malati di SLA viventi, una decina morti, siamo 60.000 abitanti. Io da qualche parte ho detto che ci stava un malato di SLA ogni 80.000. Una persona a me vicina. Dice qualcosa nell'ambiente che non funziona. Perfetto. Una persona a me vicina ha fatto l'esame neuropsicologico attraverso i capelli, sì, e hanno trovato 800 microgrammi di per litro di sangue di alluminio, 600 di cadmio, 600 di cromo e 295 di assedio. Questa persona sarebbe disintossicata alla grande, questa persona sarebbe già meglio. C'ha un cancro a mito d'osso, facendo queste cure, faccio la domanda che ha fatto il colonnello Angeli, che la faccio bella, molto bella bella, facendo queste cure chelanti può risolvere anche il problema del cancro a mito d'osso? Allora, la mieloproliferativa può essere intesa come neurodegenerativa, eccetera, eccetera? Certo, questo sì, però diciamo che io su questo non ho un'esperienza diretta, quindi teoricamente sì, però nella pratica clinica io se posso riferire soltanto i risultati sulle patologie neurodegenerative cardiovascolari eventualmente. Si può certificare una correlazione tra l'alluminio e SLA? Tra l'alluminio si e può, sì, si può, sì. Allora, molti, i pazienti con la SLA hanno sempre tanti metalli tossici, addirittura in alcuni casi però attenzione, potrebbero al primo test di chelazione non rivelare l'intossicazione, perché sono talmente poco capaci di eliminare che lei fa una chelazione e non salta fuori niente, bisogna insistere, alla decima salta fuori di radice. La risposta è che induce come mezza una capacità di depositare. Voglio sapere se ci sono esperienze, o se lei ha esperienze sui tanti tossici di autismo. Allora, non io personalmente, se si può fare la chelazione. Mi sono capitati con casi, allora i bambini si procede in questo modo. Fare le operazioni a un bambino è un po' più difficile, o dal MSA o di MPS è più facile, oppure fare le piccolissime operazioni. L'importante nel bambino è lavorare sull'intestino, sul microbioma intestinale, molto importante, sulle questioni cognitive, cercare di liberarlo, di disintossicarlo comunque, magari non con le TTA perché è piccolino, si fa l'esame del capello. Anche in forma zero, e quindi con i bambini. Ma credo che quello non agisca molto, francamente, sono meglio le emissioni. Potresti come che l'ante la zero di te. Per andare a sì. Sì. Potresti come che l'ante la zeolite? No, assolutamente no. La zeolite no, perché si ricatta di alluminio. Si ricatta di alluminio. Mi spiace tanto, è una cosa. Ma anche che l'ante. A parte il per viorale, come abbiamo detto, la viorale non è l'ideale, perché poi il circo non entra in circo. Qualche domanda per la professoressa, perché la professoressa deve tornare subito a Milano. La somministrazione delle CA le parti circolatorio. Sì, allora, stia attento, c'è un unico problema. Va usato per ragioni proprio di regolatori il calcio sodio di TA. Il sodio di TA è preferibile usare nei pazienti cardiovascolari. Si può usare soltanto in ospedalino, però col calcio sodio di TA, però diciamo che ha buon senso anche dell'operatore medico. Puoi indicare le farmacie a cui occhio, le farmacie, ma guardi che ci sono dei prodotti. Allora, la Torino produce il calcio sodio di TA, c'è anche la Monico, ci sono delle farmacie che lo danno il calcio sodio di TA. Assolutamente.
Allora, il cardiovascolare io già non so di Ottiate, devo dire la verità, è vero, mi confermi Sandro? Dopo avremo perché, perché c'era quella vecchissima idea che il calcio potesse influire sulla formazione della placca, cosa assurda, non vera, però è rimasta l'idea e quindi si usa il sodio Ottiate. Vi faccio vedere un'ultima cosa che sono alcuni mineralogrammi. Come vedete, il trattamento basale dà dei risultati, non c'è niente, perché nel verde, vedete, non c'è niente, nel giallo sono alti e nel rosa sono altissimi. Dopo chelazione vedete cosa si fa fuori. Quindi gli unici metalli che in un certo senso possono comparire anche senza la chelazione sono solito quelli che vengono comunque assoluti per me e basta. Gli altri saranno fuori tutti dopo chelazione. Quindi è inutile fare il test pre con le unine di tre chelazione, lo fate dopo, basta. Di più. Il cromo. Allora, il cromo è più un agente di tumore pro-tumorale che non responsabile delle malattie di cui ho parlato io. No, dico questo perché noi abbiamo fatto uno studio sul metallo pesante del libido seminale e del sangue di alcuni soggetti che vivono in due zone a diverso indice di pressione ambientale. E abbiamo notato una differenza di due accumuli importante, certamente di alunno, quindi confermo quello che dice lei. E questi cosa hanno? Tumori? No, stiamo parlando di soggetti sani, sì. 28 anni di età, un non fumatore, non bevitore, non esposto professionalmente, abbiamo fatto una, diciamo così, una valutazione omogenea anche per quanto riguarda lo studio di vita, abbiamo visto appunto delle differenze in particolare di bioaccumulo maggiore in chi vive in zona di cercare fuochi rispetto alla zona dell'alto miliosfera, in particolare di cromo, alluminio, nickel. Se immagini se avesse fatto la chelazione cosa avrebbe trovato? No, stavo dicendo che questo è il cromo, siccome non lo sento, allora questo lo dico. No, il cromo no, perché in realtà è un metallo, come le dico, tumorigenico, cioè che determina tumore, ma non è considerato tra questi tipi di metalli, tra i metalli responsabili di queste patologie. Non è un metallo considerato tossico, nonostante tutto. L'alluminio e gli altri sì, certo. No, dico che tu, certo, lei dice che... Sì, però si può dosare, si può dosare. Beh, ho un consiglio di dosare. Però poi quale... No, no, ma guardi che ne abbiamo sufficienza, comunque... No, la... no, dice giusto un consiglio. No, no, ma viene che l'altro... Quale si può dosare? No, io dicevo, ce l'abbiamo visto, non abbiamo visto. Però quello che avete visto è opinabile, perché le dico, se non fa la filazione, vede un 50 millesimo di quello che c'è realmente. No, noi abbiamo semplicemente scelte degli alleni, no? Abbiamo fatto appunto questa valutazione su libido seminale e metallo e sangue. Sì. In soggetti che vivono in queste zone a differenti dimensioni, però abbiamo semplicemente visto le differenze in termini di e le differenze abbiamo notato tutte statisticamente significative. Se lei vede sul risultato tossicologico del 2016 la ricerca pubblica, oltre a alterazioni dello stato reto, alterazioni dell'attività enzimatica, abbiamo visto oltre alterazioni del DNA rispetto al dottore. Andrò a vedere. Può vedere, dopo le segniamo così. Va bene. D'accordo. Io cioè tutto interessato più in relazione perché in effetti siamo anche noi nella fase. Guarda, sicuramente intuisce molto bene. Come? Intuisce molto bene con la relazione. Noi quando stiamo trovando il sistema, appunto, questo qua. Il sistema brucia. No, per ora stiamo cominciando a valutare l'azione di alcuni alimenti. Ah, okay. E quindi stiamo molto agendo sul microbioma, giustamente. Quindi non basta, in alcuni casi mi credono basta. Non lo sappiamo, noi stiamo iniziando però a fare un tipo diverso, diciamo così, di disintossicare la realtà. Va bene, la professoressa deve andare via perché torna a Milano, ci ha donato una giornata veramente del suo tempo, perché domani mattina alle 8 a venire o rapida all'università, per cui c'ha il treno, aereo, tutto velocissimo. Se qualcuno ha qualche domanda veloce, se no ci lascia perché c'è. Grazie a tutti. Un piacere enorme, un onore aver partecipato.
Cosa successe? Che in quel periodo, eravamo negli anni della guerra e della seconda guerra mondiale, dovevano anche, diciamo, sistemare, rifare delle navi, e per la prima volta si accorsero che questi soggetti per cui loro facevano i trattamenti, questi che lavoravano per gli unici praticamente a rimpingere queste navi, si ritrattavano per l'investigazione da piombo con le DPA che funzionava, sapevano che funzionava, anche dal punto di vista cardiologico, quei pazienti che erano, questi lavoratori che erano veramente dei grandi pazienti, migliorarono. Questa cosa è finito a tutto il percorso terapeutico, poi l'applicazione terapeutica delle DPA. Molto interessante in quegli anni fu il contributo di uno di, diciamo, delle colonne della storia della DPA americana, che è Clark, il dottor Norman Clark, che praticamente fu quello che lo utilizzò in modo interessante e massivo nelle patologie cardiologiche. Stiamo parlando degli anni 54, anni in cui non c'erano farmaci cardiologici efficaci come quelli che ci sono oggi. Parliamo dell'era veramente vecchia, cardiologica, bloccata, cioè stiamo parlando di un'era in cui la cardiologia utilizzava gli strumenti che aveva a disposizione, e i lavori già pubblicati allora colpirono moltissimo per gli effetti che si aveva e che si era riuscito a ottenere in varie tipologie di patologie. Da allora, dopo anni, alcuni anni, diciamo, di lavoro in America con questa molecola, si arrivò alla formazione di questa, diciamo, società che è praticamente l'ACAM, l'American College of Advanced Medicine, che fu praticamente ed è ancora oggi il punto di riferimento internazionale perché forma all'Università di Cardiochirurgia, e loro privatamente devono fare un'altra, questo è un piccolo appunto. Dopodiché, per quel che riguarda l'EDTA fa parte della nostra banca antidopica, non tutti i pazienti possono fare l'EDTA, e inoltre chi deve fare l'EDTA? E perché non si crea una correlazione in ambito ospedaliero, cioè sulla terapia grande? La terapia grande ha un'importanza fondamentale, come lei giustamente sta evidenziando e portando avanti, anzi noi seguiamo quelli che possono essere disabili, ma devono essere disabili che devono essere coltivati da tutti i grandi, cioè soprattutto in ambito ospedaliero. La domanda è, la terapia grande, la sua grande importanza, l'hai fatto vedere anche come nel caso delle artropatie, penso quarto grado del liscio, possono avere avuto un grande effetto. Perché non ha avuto in ambito ospedaliero nei medici curanti una progressione? Grazie. Perché in ambito ospedaliero, mi hai appena detto, la terapia grande è utilizzata, è considerata una terapia per le diagnosticazioni acute. Esatto. Allora, finché non passiamo dal concetto di terapia soltanto per aver visto la PDE come la proposta, a quella per sovraccarico da metalli tossici, che è un concetto completamente diverso, allora noi avremo praticamente che il medico ospedaliero non può fare questa terapia in ambito ospedaliero, invece dobbiamo incentivare affinché nascano. Con un petrofotonico di assorbimento atomico, e
sempre solo fatta in privato, mai in ospedale. Noi ci siamo sempre rivolti a ospedali, a laboratori americani. Perché questo? Perché lì la certificazione di qualità di questi laboratori viene fatta in modo molto semplice. Prendo una rendita, taglio tutti i capelli, lo divido, mischio tutti i capelli, lo divido per sé, lo mando a sé al laboratorio e gliene mando prima un campione, la seconda volta lo stesso campione. Dopodiché vedo le risposte. Bene, e poi lo stesso per l'indovine. E allora, su quelli, Sì, questo è un po' incidente, è tutto privato. Anche lì è tutto privato. Ma perché dico questo? Perché anche in America ci sono questi controlli, questi campionati particolari, eccetera, si scopre che su 6, per esempio, laboratori, 2 sicuramente non sbagliano. Perché stiamo parlando di dosaggi molto, diciamo, piccoli. Perché questa l'ho detto io. Una cosa è misurare la sangue, una cosa è misurare le urine, una cosa è misurare le capelli, una cosa è misurare dopo feste e rielezioni. Per cui ci dobbiamo dotare dello strumento più idoneo per poter poi, va bene, fare trattamento. È ovvio che io sono felice se nei prossimi corsi che faremo, più ospedalieri possibili in quest'area possano partecipare. Mi ho fatto dopo 10 anni, 4 anni fa qua, convinto che avevano promesso che alcuni medici ospedalieri dell'area, va bene, anche se sapete a cosa mi riferisco, sarebbero venuti a fare il corso, non ho fatto neanche uno. Ragione per cui a questo punto questa sera sono venuto con lo stesso spirito di 4 anni fa, disponibile ancora dopo tutti quei corsi che avete visto che ho fatto, non è che non ne ha fatti tanti, essere disponibile per tutti i colleghi a fare corsi di nuovo. Però certo, ma io mi auguro. Non è aperto, cioè il discorso è molto giusto, ci deve aprire. Sì, ma se noi non abbiamo, allora, che tu hai a livello ospedaliero, ti posso recuperare soltanto se ci sono molti ospedalieri che possano portare avanti una battaglia all'interno del pubblico, perché questa terapia, per essere una terapia utile per la popolazione, deve essere convenzionata, deve essere nel pubblico ed è una cosa da cui mi batto da tanti anni senza avere alcun risultato, ma spero che con la fondazione si possa, con l'aiuto del consultato, si possa arrivare oggi ad avere un risultato operativo. Volevo chiedere, spostandoci dall'ospedale a livello di territorio, qual è l'applicabilità di questo, della metodica sul, sia in termini di screening, di prevenzione, cioè abbiamo delle aree a rischio, no? Nella nostra regione ne abbiamo tante. Vogliamo capire la popolazione che abita intorno all'area a rischio, come sta messa con il dosaggio del sangue, carico dei metalli. Quando poi facciamo, quando questo può essere utile sia sul segmento prevenzione che sul segmento primario? Allora, su quello prevenzione io ormai in un'area a rischio come questa neanche penso che si possa fare una prevenzione, bisogna partire direttamente con la terapia, quella è per la prevenzione primaria, che non farà niente. No, parliamo, gli esami di laboratorio non sono solo quelli che abbiamo presentato qua, le urine si possono fare in pubblico, si possono fare tanti, no? E altri, si possono studiare tutte le varie componenti, diciamo, della catena cellulare, che possono essere utili per capire questi soggetti, non solo se sono intossicati, ma da cosa sono intossicati, è un problema ambientale, va bene, o se è un problema, va bene, di tipo alimentare. Allora, si possono anche differenziare. Quello si deve fare. Sono stati investiti, credo, 52 miliardi sul territorio 3-4 anni fa. Ebbene, questa metodologia, diciamo, di studio, che è una metodologia scientifica, altamente scientifica.
quindi lei lo propone sul soggetto sano o sul soggetto già malato? Sul soggetto sano con alti dosaggi di metalli pesanti o sul soggetto già malato? Il problema di sano e di ammalato è praticamente di soggetto che è a rischio o no. Se io entro in una fabbrica e sto vicino a un alto forno e se invece io faccio il camionista che entra ed esce, i rischi sono diversi. Il rischio lavorativo, d'accordo, cambia, è il rischio di vivere sopra una discarica o a 100 km. Scusate, non sono un medico, però credo di avere qualche cosa da dire in materia. Io nel 2004 sono stato il primo in Campania che ha fatto le analisi tossicologiche. Credo di essere l'unico in Campania che ci ha archiviate circa 300 analisi tossicologiche, raccolte in oltre 10 anni, non personali. È è nato, diciamo, un passaparola tra pazienti che mi ha visto come punto di riferimento, la gente ha avuto fiducia in me e mi hanno mandato questa radio per poter appunto chiacchierare tra di voi di quello che si poteva fare, eccetera, eccetera. Da queste 300 analisi che risulta? Primo, non so per quale motivo, perché non sono un medico, non ve lo so spiegare, non è vero che siamo tutti intossicati. C'è gente che vive nelle aree a rischio, però fortunatamente ha dei livelli piuttosto bassi. Nei malati, man mano che andiamo avanti nella gravità delle varie patologie, questi livelli crescono finché noi arriviamo ai malati di cancro che hanno dei livelli da fantascienza. Tra le altre cose, questa non è nuova come cosa, perché come ho detto prima, ci sono pubblicazioni scientifiche che parlano di questo già dal 2007. Quindi la comunità scientifica sa che nei malati di cancro queste sostanze sono molto elevate. Ora arriva al punto che volevo sottolineare un attimo all'attenzione un po' di tutti. Noi fino a qui abbiamo parlato di metalli pesanti, però sia per la mia esperienza personale, per le mie analisi personali, sia per le altre analisi che ho raccolto, noi qui in Campania il problema grosso che abbiamo, più che le diossine e i furani che sono molto conosciute, sono i policlorobifenili. Ci sono delle quantità veramente elevate addosso a parecchie persone. La domanda è questa: i chelanti sono utili anche per la professoressa ne ha parlato prima, no? Ha detto questo, innanzitutto esiste un problema genetico del soggetto, per cui con me lui era rilevato in modo empirico, prendo 300 persone in quell'area, da studio ce ne stavano 10 ammalati, 20 che stanno malissimo e gli altri stanno bene. Allora, ma certo, ma se io non ho l'autotrione per ossidarsi, geneticamente non ce l'ho, io non posso disintossicarmi dalla sostanza tossica, non posso, e poi li accumulerò dentro. Allora, questo è il problema. E noi, quando la signora mi chiedeva di fare analisi, io parlavo di questo, noi possiamo fare analisi specifiche che ci permettono di valutare qual è il pannello, no, di condizione del soggetto nelle aree a rischio. Partiamo da lì, partiamo da quelle strade, come diceva il collega, che sono state 50 di strada di slancio sono per leucemia dei bambini. Partiamo da lì, partiamo e cominciamo a fare diciamo un percorso, va bene, che sia praticamente per l'uomo. Va bene, per l'uomo, che non per lo studio, non per studiare e sapere, non ci interessa. Noi vogliamo avere dei dati che ci permettono e che permettono ai medici degli ospedali di non fare prevenzione secondaria dopo che è stato fatto il tumore, dopo che è stato fatto l'infarto, di curare. Prima! Dobbiamo arrivare 10 anni prima! Non lo dobbiamo fare la malattia. Va bene, quella è la prevenzione. Come ho visto che lei ha proiettato una diapositiva in cui si faceva riferimento, no, alla parte, diciamo, biologica. E ovviamente il professor Sandro Mandolesi ci ha un pochino tirato fuori i sentimenti e l'importanza di quello che significa avere la scienza e l'umanesimo, che ovviamente non bisogna mai scordarsi sotto questo aspetto. Non siamo soltanto per dire come si vuole oggi chiamare il medico solo per interesse, come se fosse un architetto o un idraulico, invece
cioè, quella empatica che ovviamente rappresenta poi la compliance. E per questa, diciamo, questo, definire questo bersaglio sia proprio non è venuto attraverso appunto la possibilità di avere questa terapia che hanno. E quindi passiamo direttamente all'uomo, perché questa prima parte, cioè, la prima parte praticamente della mia illustrazione riguarda cose, diciamo, già di salute, però sono cose che nel nostro diciamo, ambiente praticamente hanno permesso di muoversi di conseguenza per tutto quello che abbiamo sentito, per tutto quello che soprattutto prospettiamo. Credo che sia anche importantissimo poi vedere perché siamo partiti da questo ambiente inquinato, quindi è andato via il procuratore Lepore, ma dobbiamo ai magistrati, se all'inizio del 2013 finalmente si è messo il dito nella piaga su cose che a volte ho cercato dei mesi, avevo già osservato anche 40 anni prima. E quindi diciamo è stato in particolare superato il punto di vista del Ministero della Salute sull'accusa alle donne campane di essere grasse o obese, che mangiano male, che non si muovono, quindi responsabili eventualmente dei loro stili di vita, per quello che invece a livello scientifico si poteva già provare. È stato citato prima, già nel 2007 esisteva già, diciamo, questo lavoro serio di massa, anzi nel 2004 con il triangolo della morte sull'Lancet, e poi ancora lo studio in particolare sul tumore mammario, con 40.000 casi che non venivano registrati ufficialmente. Questo lo siamo pubblicato su un giornale di Cancer Research. Ancora in particolare poi c'è la possibilità di dover dimostrare questo aspetto della campagna, quindi la Italia è un'altra monografia, per così dire, quindi la presenza geografica di questa aumentata incidenza dei tumori, e quindi si passa a quello che avevamo visto in precedenza, dal tumore mammario dal 2001 al 2008, c'è un numero di tempi e si dimostra, ecco, rispetto a quello che aveva detto prima il ministro, che ci sono le donne campane, non solo vanno incontro, diciamo, in maggior incidenza al tumore mammario, ma purtroppo comincia il tumore mammario nelle giovani prima dell'età dello spirito, per 25-44 anni già c'è il 15% di tumore mammario. Quindi ecco, c'è un'importanza eventualmente di superare determinate situazioni. Ancora una volta, scientificamente, viene dimostrato che esiste nell'arco, diciamo, di un ventennio, quanto vediamo sulla incidenza percentuale, cosiddetti tumori che sono a base della distribuzione territoriale della nostra nazione, come sapete anche gli ultimi dati possono dimostrare praticamente che ci sono 1.000 casi al giorno praticamente di tumori, sono 365.000, quindi già una parte di livelli, e questi livelli purtroppo, come vedete, le percentuali della campagna sono chiaramente pagate profumatamente. La possibilità di poter dimostrare, ad esempio, prima non solo sui metalli pesanti, ma anche sui microalcuni cancerogeni, che fa parte eventualmente anche dell'emissione dell'atmosfera, e poi chiaramente abbiamo la possibilità di poter distinguere finalmente tra i rifiuti urbani e i rifiuti speciali, e quindi la possibilità, ovviamente, non sono tanti quelli che hanno fatto più, diciamo, la rappresentazione almeno di Pulcinella, della Napoli, capitale della monnezza, tra il 94 e il 2009, ma purtroppo invece la produzione italiana dei rifiuti
speciali, antitossici, il 85% come sapete nelle regioni di Lombardia, Piemonte, Veneto, l'Emilia Romagna che ovviamente viene scaricato a sud e poi quello che non si può seppellire si brucia. E con bruciato ovviamente c'è la produzione delle diossine, altre sostanze cancerogene, come vedete possono anche addirittura essere prodotte dagli inceneritori. E poi i risultati sono quelli che già sono stati comunicati alle autorità regionali, nazionali, ovviamente provinciali e comunali, che riguardavano appunto da parte della NATO gli studi che avevano fatto e che avevano giunta richiamato le famiglie dei militari di non sostare nel nostro territorio e gli stessi militari di non fermare oltre i grandi. Questo perché chiaramente c'è questa purtroppo questo inquinamento visibile, la pratica ovviamente è lo smaltimento illegale dei rifiuti, in particolare chiaramente come passiamo a quella che è lungo l'asse direzionale e quindi la possibilità appunto di poter avere un aumento e delle malformazioni neonatali e dell'incidenza dei tumori, cosa che comporta anche, senza andare lontano direttamente a quelle che sono le aspettative di vita sui dati ISTAT, quindi in particolare nell'ambito, come abbiamo visto prima, del famoso ventennio che era stato studiato a livello oncologico, come praticamente pur migliorando le aspettative di vita, come c'è da 75-80 nel resto dell'Italia, la campagna con le Cenerentola, la Serra e l'Abruzzo e oggi purtroppo legata anche all'abbassamento di questi aspetti che riguardano anche Avellino, Benevento e Salerno, che in sostanza non si paghiamo 2 anni di vita rispetto al resto dell'Italia, quindi questo certo non è giusto. Poi ovviamente finalmente riconosciuti questi aspetti della terra dei fuochi, anche i giornali che se trasferevano tipo Repubblica, poi hanno dovuto confermare quella che era la legislazione, soprattutto dei medici di base, e infine la possibilità che la terra dei fuochi brucia rifiuti tossici e non monnezza, ecco l'importanza dell'agente alimentare per i scarti industriali, in particolare credo che sia importante gli scarti che non sia venuto un signor Spinillo, perché questi aspetti di bonificare il territorio, ma prima di tutto bonificare le coscienze, è qualcosa che avevamo proprio messo in evidenza con lui nelle nostre conferenze fatte ad Aversa. E allora a questo punto andiamo eventualmente allo scorso marzo, all'inizio, come sapete c'è stato questo riconoscimento, un decreto del Presidente della Giunta regionale, la possibilità in particolare che ci siano stati in particolare direzionali che riguardi di varie commissioni, quindi la differenza dovrebbe esserci, non c'è eventualmente la responsabilità di nomi, ma c'è la commissione magari anche resistenti. Quindi questo dovrebbe eventualmente potrebbe portare il cambio. Anche gli esperti resistenti che abbiamo trovato. Beh, questo appunto fa parte dei giochi. Già questo che è stato già in particolare appunto, volevo dire così tanto per dirvi tutto che riguarda la nostra organizzazione, che sempre si muove in maniera per dire professionale e cerca sempre di andare dalle istituzioni perché intervengono direttamente. E c'era stato l'appoggio e l'ok dell'ordine dei medici della provincia di Caserta, perché questa seduta si svolgesse là. Diversamente poi, per motivi risibili
pendenti, nel senso che ovviamente sarebbero terapie ancora che non si fanno al Ministero, non hanno, per così dire, sbelezzato del Ministero. Però anche perché poi se, eventualmente nell'ambito familiare dell'ordine dei medici di Caserta c'è gente che si occupa, penso, no, non voglio smettere di esistere, è un male che si occupa anche, per così dire, per lo stesso argomento, è stato stato da questa, diciamo, locandina, la prova volta è stata, per così dire, annullata. Ovviamente noi non abbiamo avuto mai problemi del genere, anche nel nostro, diciamo, passato, quindi, diciamo, abbiamo organizzato la Sacro Cuore e quindi, diciamo, avete sentito l'importanza dei docenti che li hanno attualizzato su quello che oggi c'è rispetto eventualmente a quello che non c'era prima e che quindi rappresenta chiaramente una apertura anche mentale in particolare, quindi diciamo a livello intellettuale cambiare, cioè le regole, le norme e in particolare l'ha già mostrato Adele questa lettera, non so se è la stessa. Sì, è la stessa. Vale. Ma per me è la originale in inglese. E poi diciamo, noi diciamo, pensiamo giustamente quando è stato detto oggi, anche organizzare il convegno, quando è stato in particolare dimostrato la sacro mandolese dell'organizzazione del convegno, l'importanza che noi possiamo parlare di scienza. La scienza no, si adopera anche pubblicando. Lavori semplici diventano, come dire, un fatto indispensabile per la conoscenza di tutti e poi la riproducibilità dei lavori rappresenta la possibilità di andare avanti su quella strada. E quindi a questo punto io ho detto qualche anno sono di loro in capo, il direttore responsabile delle riviste sui vaccini a Singapore, però è stato per così dire utile da gennaio essere pure responsabile della teoria e pratica clinica in pediatria perché possa avere mandato al diciamo al particolare che è una rivista e sia pure in cinese quindi online della cosiddetta Mainland China della città della Verna per così dire e quindi fa piacere se poi potete vedere già una, diciamo, un lavoro che è stato fatto spedito l'8 aprile quest'anno che è stato accettato il 18 maggio l'è già pubblicato dal 25 quindi soltanto 5 giorni fa. La leggiamo, professore? E si vede che sia importante, visto che ho preferito per mettere, diciamo, quello che era la parte, diciamo, originale. Bene. E quindi in particolare, diciamo, che ci sono i metalli tossici, che come vedete sono responsabili, chiaramente, a livello di un'attività industriale. Leggiamo ancora come vengono assunti attraverso la pelle, attraverso la respirazione, ma anche l'ingestione di cibo e acqua e poi quello che vediamo bene è anche l'importanza poi di quelli che sono i termometri sensibili che sono i bambini fino a 3 anni e questo ovviamente ha fatto diciamo, un pochino affondare il problema della ricerca questo aspetto in particolare riguarda 73 pazienti in cui sono stati chiaramente studiati in base chiaramente alla possibilità della loro intossicazione come vedete da diversi metalli pesanti come vedete mercurio, piombo, antimonio, stagno, stelio, metallo, cesio. E poi anche come vedete ci sono le percentuali, si è detto prima, abbiamo sentito il gadolinio, vedete che cifre elevate arrivano, e poi anche la media diciamo, dei valori che c'è del limite per quanto riguarda il mercurio, il piombo,
ancora lo stanno, e poi anche con l'aumentare dell'età c'è un abbassamento di questi, diciamo, valori per quel che riguarda il valore soglia. Chiaramente l'analisi dimostra in particolare che non c'è una distinzione ancora per quel che riguarda il sesso tra maschietti e femminucci, in quanto in particolare se solo diciamo, lo studio di questi 33 soggetti ha toccato soltanto il 18% del sesso femminile. In ogni modo questa è una ricerca che chiaramente sarà estesa ulteriormente. Mi fa piacere, visto che abbiamo avuto prima la professoressa, prima abbiamo avuto il farmacologo, in particolare il clinico, anche già sono le modalità di approccio con cui è stato, diciamo, è stato studiato la possibilità per quel che riguarda, diciamo, il aspetti della teoria pratica clinica in pediatria, come eventualmente abbiamo cercato di utilizzare la creazione, in particolare, come vedete, e ci riferiamo a una possibilità che esiste di dover utilizzare un composto che possa ovviamente creare, come vedete, il MSA, e quindi tutto questo ha comportato una serie di valori che non andremo ad analizzare, innanzitutto con l'associazione spesso che succede tra metalli, come vedete attraverso un moto elettorio, oppure il figlio dello stagno di azienda, con valori che poi sono importanti, perché la percentuale dei pazienti sopra la soglia è venuta arrivata al metallo, lo vediamo appunto tutti, i metalli che abbiamo anche visto e menzionati prima dalla professoressa Ferrero, e per alcuni questi indicati anche dal farmacologo, e come diciamo i pazienti sopra la soglia, avete la percentuale di questi 63 pazienti studiati, come purtroppo si è per dire, distribuita. A questo punto vediamo una figura per renderci meglio di come ci sia la distribuzione per quel che riguarda, ovviamente, vedete di là, in particolare quelle che sono, diciamo, le percentuali, e poi diciamo, andiamo direttamente alla percentuale dei pazienti sopra soglia per ciascun metallo. Come vedete, poi ancora la possibilità invece che ci possa essere una distribuzione dei metalli sopra la soglia per tutti i pazienti. I pazienti di tutte 73 come sono stati distribuiti, vediamo ancora poi i valori massimi e diciamo le volte in cui si è ceduta questa soglia, e vedete più o meno i valori massimi anche poi le volte in cui si eccedono sulla vostra pista. E ovviamente come si c'è tutta una serie di questi metalli pesanti. E quindi diciamo sarà importante da vedere il valore medio per ogni metallo e sufficienti quando la soglia, per così dire, viene superata. In un caso particolare il rapporto tra la media del valore e la soglia, se non sono indicati. Ancora una volta poi vediamo con un grafico la possibilità di studiare i metalli pesanti, di trovare quell'aspetto che accennavo dell'ASA che riguardava l'età, come ci sia una riduzione e con l'aumento dell'età stessa, che poi è stato salito di valore di 8 anni. E poi ancora una volta, vedete, questa correlazione significativa sul piano statistico, in questo caso ringrazio Renato Minucci per gli aspetti statistici, che riguardano in particolare la possibilità di vedere appunto tra le coppie dei metalli, quando sono solo due metalli che si mettono insieme, e qua sono ancora una volta meglio studiati attraverso la possibilità
di andare a ricorrere a dei clinici statistici, cioè un dubbio valore, un dubbio della verità. A questo punto diciamo, possiamo concludere che per ognuno dei 33 pazienti abbiamo fatto ben 36 prescrizioni, totale di incrocio di tutte le associazioni dei metalli, come vedete queste fasciste di coordinate cartesiane, che qua in caso specifico nel nostro sono 6, lasciando gli altri 30 alla pubblicazione, e quindi a questo punto è il momento di fare le nostre conclusioni. Le conclusioni che ovviamente ci abbiamo di fronte al metalli dei Santi come il massimo, diciamo, inquinante dell'ambiente in cui viviamo, e che quindi sono dovesse prendere il risultato delle attività sia dell'industria che del mercato, e quindi in un particolare aspetto che purtroppo interessa direttamente le nostre vite, il nostro ambiente, quello che paghiamo una tassa permanente sulla salute che comincia dal concepimento. Per modo sensibile per questa condizione è data dai bambini, in particolare nei primi 3 anni di vita, per la loro fragilità, per la complessità, per il dinamismo che caratterizzano questi stati di sviluppo. I metalli tossici e i disordini dello sviluppo sono chiaramente dei marcatori, per così dire, sensibili contro gli aspetti biologici della qualità dell'ambiente in cui noi viviamo. In Italia e Europa in particolare c'è stato anche un eccesso per quanto riguarda la mancanza di attenzione, e quindi credo sia fondamentale a questo punto che ci possa essere nella pratica clinica, come appunto giustamente ha sostenuto Mandolesi, questa importanza di fare delle terapie, e quindi questa possibilità che possa essere utile anche, diciamo, nella cura della neuropsichiatria, che diventa a questo punto un verdetto di incurabilità, quando eventualmente non c'è un dialogo, per dire, multidisciplinare, la possibilità di portare la medicina direttamente al centro alla persona. A questo punto praticamente ci troviamo di fronte, e questo ha sottolineato il suo intervento dottor Savino, come ci sia purtroppo questa epidemia di autismo, e come i disordini dello sviluppo in particolare, e come c'è ovviamente non è un allarmismo, ma è un'evidenza piuttosto, diciamo, confermata statisticamente di quello che rappresenta anche per quello che riguarda i prossimi 30 anni, in cui, diciamo, metà della popolazione infantile potrebbe essere affetta. Allora l'importanza di questo studio dei danni pesanti, particolarmente quando possono avere un'origine iatrogena, come quella dei vaccini, e quindi la possibilità anche poi di altri aspetti, come eventualmente la marca dentale, eventualmente altri, diciamo, aspetti che riguardano. Ora abbiamo sentito prima con la risonanza magnetica nucleare, quindi il piadolinio, e poi ancora la possibilità del posto, ovviamente, piuttosto dei studi di questi metalli, che poi chiaramente entrano in chelazione e quindi, diciamo, hanno bisogno del chelante per essere rimossi. Questo diventa un fatto nuovo, finora ignorato dalla neurologia e dalla neuroradiologia classica, e quindi in conclusione dobbiamo sottolineare che i metalli tossici e l'autismo sono una promozione per quel che riguarda la nuova metodologia di approccio, sotto arrivato dentro la strategia, e quindi serve non tanto a diagnosi, ma quanto direttamente.
trattamento del paziente al centro dell'investigazione e quindi soltanto la presenza reale e che la scienza e la coscienza sono chiamate a investigare in accordo a un approccio multidisciplinare che abbia la